Abbiamo avuto tante altre esperienze negli anni passati, sempre col Centro per la Storia della Sanità Toscana e poi con la Fondazione Santa Maria Nuova, e quindi mi piace portare avanti questo esperimento e questo scambio anche oggi, inaugurando i lavori di questo nuovo anno accademico 2021-2022 dell'Accademia La Colombari. Noi operiamo a tutto campo, diciamo, nell'ambito della cultura, soprattutto toscana, ma non solo. Siamo un'accademia di carattere generalista, quindi che riunisce accademici di tutti i versanti disciplinari, questo e quindi vede anche l'apporto e la collaborazione di nostri accademici, ma soprattutto di specialisti esterni. Abbiamo l'anno passato dedicato un corso molto importante al fenomeno migratorio, che è uno dei grandi fenomeni sociali, umani, civili del nostro tempo. Con uno spettro di analisi di carattere demografico, sociologico e storico complesso, sono particolarmente felice quest'anno di continuare, di portare avanti queste considerazioni sul fenomeno migratorio, dedicando la specifica attenzione al tema delle malattie nella realtà multiculturale di oggi. Dopo le bellissime lezioni di Maria Stella Rognoni e di Rebecca De Fiore il 28 settembre, martedì scorso, sul dolore, nascita e morte nella cultura del migrante, proseguiamo oggi con due interventi: l'importanza di un linguaggio condiviso, parleranno Massimo Di Pietro, dirigente di malattie infettive dell'ASL Toscana Centro, sul rapporto medico-paziente, e parleranno Lorenzo Luatti di Oftan Italia su mediazione interculturale come strumento di comprensione. Io ringrazio gli oratori, ringrazio tutti voi presenti e ringrazio quanto sono collegati a distanza e ci seguono. Ormai tutte le nostre iniziative viaggiano sul doppio binario della presenza e della distanza a cui ormai ci stiamo affezionando. Grazie. Prego. Sono Massimo Martelloni, sono consigliere dell'Ordine dei Medici di Firenze. E sono ben lieto di fatto di partecipare a questa iniziativa e con due colleghi, diciamo, che hanno certamente importanti esperienze sull'argomento, perché Massimo Di Pietro è dirigente di malattie infettive e lavora attualmente, se non sbaglio, per l'ospedale Santa Maria Annunziata e San Giuseppe di Empoli, e Lorenzo Luatti, ricercatore su processi migratori e relazioni interculturali. Taglio sicuramente una presentazione lunghissima che sicuramente fa onore di fatto agli interessati, e senz'altro possiamo dare inizio di fatto alla serata, come volete procedere. Infatti, venite qua. Sì, venite subito. Silenzio, di fatto. L'argomento è sicuramente importantissimo perché è un argomento più che vivo, in questo momento all'attenzione di tutti, quindi da chi vuole iniziare, dei due, Massimo, vuoi iniziare te? Buonasera a tutti, agli amici vicini e lontani. Mi ha fatto venire in mente una vecchia frase di apertura di qualche anno fa, qualche decennio fa. Intanto, grazie per avermi invitato a questa manifestazione, a questo evento. Anche se devo, come dire, confessare che forse mi sarei trovato più a mio agio dall'altro lato per apprendere e ascoltare la relazione che mi seguirà, in cui probabilmente il tema dell'approccio multiculturale in ambito sociale, ma soprattutto sanitario,
è un qualcosa che nella formazione medica, così come tanti altri aspetti che vanno al di fuori dei tecnicismi sanitari, sono probabilmente poco curati. Mi è stato chiesto di intervenire sulle tematiche del rapporto medico-paziente nel rapporto di cittadini dei pazienti ex non italiani, dei migranti. Il termine migranti è un termine forse un po' anche troppo largo, all'interno del quale possiamo ritrovare diverse tipologie o diverse strati di popolazione. Proprio per l'argomento ho evitato di preparare la classica carrellata di slide con cui noi medici spesso siamo abituati a presentare innumerevoli dati, notizie, informazioni, pensando più a un incontro abbastanza, come dire, informale, di dialogo, di presentazione un po' anche di quella che è stata nella mia storia professionale, il tipo di problemi che ho incontrato a suo tempo e che sto incontrando ora, perché il fenomeno è chiaramente in continua evoluzione. Questo è una cosa, credo, abbastanza scontata e banale. E parlare del rapporto medico-paziente in generale, così come viene centrato nel titolo, cioè l'importanza di un linguaggio condiviso, pone, secondo me, già nella stessa parola del linguaggio, una prima difficoltà che spesso noi medici abbiamo quando si rivolgono a noi e ai nostri servizi cittadini o comunque persone non italiane. Il problema della comunicazione, proprio del problema della barriera linguistica, è già uno dei più grossi, delle più grosse difficoltà che noi spesso incontriamo. Per fortuna negli ultimi anni i servizi di traduzione, anche tramite telefono, i servizi di traduzione riescono in qualche modo a sopperire le difficoltà e quindi ci permettono di avere quel minimo, quelle informazioni di base che ci servono per poter effettuare il nostro lavoro. Però anche queste possibilità, cioè la possibilità di avere un confronto, di avere delle informazioni, è solo una piccola parte della differenza e delle difficoltà che possiamo incontrare, che io ho incontrato nel rapportarmi. Perché un conto è capirsi, un conto poi, come spero mi venga anche spiegato per bene dopo, il problema è anche un confronto tra culture, quindi tra modo di intendere anche il rapporto con il medico, il rapporto con la malattia, il rapporto in senso generale con la salute. E io ormai ho qualche decennio di esperienza, ho visto anche l'evoluzione. Io mi occupo di malattie infettive che possono interessare in alcuni ambiti in modo abbastanza frequente anche cittadini non italiani che vivano in Italia o comunque di passaggio, il fenomeno dei migranti di questi ultimi anni, ma non dimentichiamo che ci sono anche importanti numeri di persone che vivono in Italia ma hanno un background culturale assolutamente diverso. Se con i residenti in Italia o comunque le persone non nate in Italia che vivono da noi e hanno origini europee, sto pensando alla comunità rumena ad esempio, che è la comunità più, insieme a quella albanese, più frequentemente, che quantitativamente è la più importante, probabilmente anche i mass media, la televisione, ha in un certo qual modo avvicinato l'approccio culturale, l'approccio alla malattia e alla necessità di salute rispetto a quello che possiamo avere noi come molto simile al nostro. Se però cominciamo a parlare di altre nazionalità, sto pensando ad esempio ai cinesi, dove abbiamo sicuramente un gap di comunicazione, una difficoltà del linguaggio estrema,
ma anche con cittadini e persone che provengono ad esempio dall'ambiente africano, con i quali tramite i traduttori o tramite anche quel po' di inglese o francese che molti di queste persone riescono a parlare, noi riusciamo sicuramente a comunicare, non sempre bene, ma comunque riusciamo ad avere quel rapporto, quelle note informative, ed è lì che sarebbe necessario e avere quello che vi dicevo prima, cioè la possibilità di capire meglio che cosa, quali siano i termini, l'ambito culturale in cui queste persone sono cresciute, qual è il loro valore rispetto alla malattia. Non mi riferisco solo a un discorso, come dire, generale, sociale o politico, mi riferisco anche all'essenza del loro rapporto con se stessi e con la malattia. Faccio un esempio molto banale che mi fa venire in mente anche un piccolo episodio che ho avuto 2 giorni fa. Molti africani, se io gli chiedo se hanno avuto la febbre, non mi rispondono. Se gli dico che gli chiedo se avevano avuto, si erano sentiti con il corpo caldo, il corpo doloroso, loro mi dicono subito sì, perché è il loro modo di misurare la febbre. E mi ha incuriosito, qualche giorno fa ero nella campagna toscana, in una casa di un contadino, comunque si parlava dei costi del riscaldamento e cose di questo genere. Lui aveva per la casa un grosso camino e poi mi dice: sa, c'ho anche il bombolone del GPL, ma quello costa caro, lo accendo solo se a qualcuno fa male il corpo. Quindi non so onestamente se era un suo modo di esprimersi o probabilmente il concetto di febbre, di malessere, così come il ragazzo africano, cioè che non riconosceva la febbre ma diceva che aveva il corpo caldo, forse mi ha fatto venire che potrebbe esserci qualche similitudine. Vi sono anche un'altra situazione che vi posso raccontare, che ho imparato in questi ultimi anni, soprattutto negegli ultimi 10 anni, da quando il fenomeno delle migrazioni via Mediterraneo è andato a crescere. Uno dei problemi che io ho è i controlli ematici, i controlli del sangue, perché questi ragazzi si rifiutano di fare i prelievi, si rifiutano di farli frequentemente, non sopportano le provette che noi prendiamo, e io all'inizio ho sempre pensato che fosse legato a una sorta di diffidenza, a una non conoscenza delle nostre procedure mediche. Poi una ragazza africana, non mi ricordo di che nazionalità era, che faceva da mediatore culturale, mi ha spiegato perché non vogliono farsi prelevare il sangue, perché prima di partire per il viaggio loro ricevono la benedizione dal capo del villaggio, ora non saprei esprimere se potresti aiutarmi in questo senso, che per loro sta nel sangue. Ecco che allora non si vogliono privare della protezione che hanno ricevuto. Il trucco che mi hanno insegnato, che non funziona sempre ma qualche volta li corregge, è di spiegargli che la protezione serviva per arrivare al mare. Quindi possono, superato il mare, non avere più necessità di quella protezione. Nonostante questa spiegazione che gli dava la mediatrice, era sempre un contrattare, che poi bisogna magari saper adattare di volta in volta. Ad esempio, sono tornato a usare i vecchi sistemi in cui si aspirava un siringone di sangue e poi veniva diviso, perché loro l'idea di avere 5 provette era diverso da avere una provetta grande riempita. Con questo banale esempio lo sto usando proprio per darvi un'esemplificazione di come nel mio rapporto quotidiano, nella mia vita quotidiana, queste differenze culturali poi vengono a manifestarsi proprio in queste situazioni, davanti a una impreparazione, perché questo credo che sia il termine da usare, per l'operatore sanitario, il medico, comunque del servizio che si va a confrontare con
con il cittadino, con la persona extra italiana, migrante o meno che sia, è un qualcosa che è necessario e dovrebbe essere, far parte un pochino del nostro percorso formativo. Credo che sia indispensabile da questo punto di vista. Andando un pochino più a fondo, quando si parla di, appunto, del linguaggio comune, una delle cose che io ho notato è anche l'approccio differente che hanno le varie persone rispetto alle varie tipi di malattia. Ad esempio, voi sapete che c'è una quota ridotta rispetto alla popolazione italiana di pazienti HIV positivi di origini africane o sudamericane, con i quali riusciamo ad avere un buon rapporto di cura, nel senso che gli può essere spiegato lì nel momento in cui c'è una, come dire, comprensione, una uguale comprensione della malattia, nel senso che per istruzione, per aver già avuto delle conoscenze, riescono a vivono l'infezione con i termini con cui noi ci rapportiamo normalmente, quindi siamo in grado di spiegare e credo dall'altro lato di avere delle risposte positive sul significato della malattia, sull'importanza delle cure, come lavorano le cure. Ma questo non è assolutamente, cioè non è di tutti, perché comunque esiste una quota importante in cui la malattia HIV, per l'esattezza mi viene in mente, perché mi viene in mente un paio di ragazze nigeriane che prendevano le pasticche, facevano le cure, ma comunque l'AIDS gliel'aveva portato il cane nero, perché comunque c'è un approccio che rispetta le loro tradizioni o comunque le loro credenze che fanno parte del vissuto quotidiano. Quindi che aggiungere? Il rapporto medico-paziente e il rapporto fondamentale nel percorso di cura. Riuscire a costruire un rapporto fiduciario, un rapporto di rispetto reciproco tra me e il paziente, tra il paziente e me, è essenziale. Quando parliamo di persone che vengono da una cultura diversa, questo può essere diventare complicato, e ha bisogno molto spesso di mediazione. Mediazione che è facile riuscire ad ottenere attraverso la parola quando parliamo di traduzione, ma il concetto di mediazione è molto diverso dalla traduzione. E in alcuni casi, davanti a dover intervenire interventi invasivi, o qualcosa in cui c'è bisogno di far comprendere non solo la lettera di quello che noi gli stiamo dicendo, ma di inserirlo nel loro percorso, credo che sia una cosa fondamentale e necessaria. Per l'appunto, questo tipo di mediazione, nella mia esperienza, l'ho avuto fondamentalmente negli ultimi anni, proprio ai tempi dei vari SPRA, dei vari centri di accoglienza, in cui la figura del mediatore era presente, più o meno attiva. È lì che io ho visto la differenza e l'importanza. Senza questa ragazza che mi spiegava che il problema era la protezione e la benedizione che lui portava nel sangue, noi saremmo stati a dire uffa, a dover lottare, e lottiamo, però con più comprensione del problema, sempre a lottare per ottenere una provetta in più, per far fare gli esami mediandolo un mese prima, invece di farlo tre volte l'anno lo fai due volte l'anno, e quindi una crescita anche nostra del servizio nel momento in cui apprendiamo questo tipo di informazioni. E ora non so se volevate fare anche una sorta di discussione, perché io non volevo andare troppo oltre. Sta centrando un po'.
non volevo entrare neanche in argomenti tecnici sul tipo e sulle quantità sulla tipologia e sul numero di malattie infettive che spesso sono correlate alla migrazione. Credo che ormai, spero almeno in questo ambiente, che l'idea del migrante come portatore di malattie sia superato, è abbastanza diffuso ormai il concetto del migrante sano, perché è quello su cui investe tutto il suo villaggio. Ecco che noi molto spesso abbiamo malattie legate soprattutto alla pericolosità del viaggio o alle condizioni con cui queste persone poi vivono una volta arrivate. Chi parte per il viaggio deve essere bello forte e resistente, rappresenta un po' tutto il villaggio, quindi non è il più fragile che arriva. Al di là della fragilità o comunque dei danni del viaggio, molto importante poi è l'ambiente in cui si trovano in Italia, spesso in condizioni marginali, spesso in condizioni di non solo marginali, di povertà e dunque di carenze igieniche in senso generale, ma con difficoltà importanti ad arrivare al confronto col servizio sanitario. Forse sapete che uno dei problemi nella lotta all'HIV e all'AIDS è il tentativo di identificare le persone inconsapevoli di essere sieropositive. Noi abbiamo una quota negli ultimi anni, che sta andando negli ultimi anni a ridursi, di nuove diagnosi. E una delle caratteristiche di questi nuovi sieropositivi che noi ogni anno identifichiamo nell'area fiorentina, nell'ultimo anno ne abbiamo identificati un centinaio, nell'area toscana, nella regione toscana noi oggi abbiamo circa 150-200 nuovi casi l'anno, che sono ridotti rispetto a 4-5 anni fa, quando arrivavamo ad avere 300-350 nuove diagnosi. La caratteristica di queste nuove diagnosi è di essere delle diagnosi tardive. Noi li chiamiamo advanced naive nei nostri anglosassonismi, nel nostro inglesismo, cioè di persone che vengono identificate a distanza di molti anni dall'infezione, quindi in condizioni di malattia avanzata. È in questa fascia che noi troviamo un'alta percentuale di cittadini extracomunitari, proprio per segno della difficoltà della vicinanza di arrivare ai servizi, la difficoltà con cui possono giungere i servizi, vuoi anche per le distanze e le condizioni, vuoi per i problemi legati alle assicurazioni, oggi all'ottenimento di quel numerino che noi chiamiamo STP, e questo è un problema che rientra un po' in quel discorso che facevo di come sia mutato e stia mutando nel tempo e muterà ancora il rapporto tra la salute e i cittadini e le persone che vivono, passano, transitano in Italia provenienti da altri mondi. Mondi che io vi ho citato solo questi esempi che mi sono venuti in mente, sono riferiti soprattutto al mondo africano, però anche lì credo che si debba, non ne ho assolutamente la competenza, dividerle anche rispetto all'area culturale di origine, perché poi ci sono problematiche, se vogliamo, anche opposte in alcuni casi. E no, non so, intanto mi volevo fermare qui. Bene, allora si può proseguire, di fatto poi si apre il dibattito dopo e ben volentieri, diciamo, si commenterà poi un po' alla fine, tirando le conclusioni di questa moderazione in un momento successivo. Effettivamente di idee ne hai buttate in campo tantissime. Prego. Grazie, intanto grazie per l'invito. Effettivamente la relazione del dottor Di Pietro ha già individuato un quadro ampio di bisogni, appunto, di problematiche nella relazione tra cittadini stranieri e medicina e salute, e mi ha dato anche il là poco fa rispetto a quanto io vi racconterò
parlando di mediazione, appunto di mediatori, sottolineando il contributo che la mediazione e la mediazione interculturale, il mediatore linguistico-culturale dà in ambito sanitario proprio per rendere più fluida e per la comunicazione, per facilitare la comprensione tra operatore sanitario e paziente, per fare molto altro ovviamente. Io ho preparato delle 7 slide, però seguendo il consiglio, diciamo, del dottor Rieto, non ve le faccio vedere. No, va bene. Va bene. No. Io sono abituato. Ci sono delle immagini che possono forse aiutare, non so, ecco. Se riesco, se è una cosa rapida, riesco anche. Mi soffermerò su questo specifico dispositivo, figura appunto professionale, che in Italia è presente, attraversa i servizi da oltre 30 anni e anche in Toscana ovviamente. La regione Toscana è stata la prima nel 1996 a disciplinare la figura, il profilo professionale del mediatore linguistico-culturale. E 20 anni dopo, nel 2018 quasi circa, lo ha rivisto, lo ha riformulato. Intanto vedete da questa mediazione interculturale come strumento di comprensione, vedete già da questa immagine il setting qui all'aria aperta in cui operano i mediatori interculturali. Probabilmente è una situazione, come dire, di recente sbarco in cui si trova la signora, un militare di spalle che sta cercando di comunicare e in mezzo c'è un mediatore, può darsi siano due o l'altro è comunque con la casacca mediatore, forse è un operatore che fa parte del team appunto dei mediatori. Vedete come il mediatore sta cercando e cerca comunque di tradurre quanto il militare ha interloquito, diciamo, ha detto alla signora. E quindi questa immagine ci porta subito in uno dei contesti, forse più recenti, in cui i mediatori interculturali o linguistico-culturali o culturali, hanno cambiato la denominazione, sono oggi appunto impiegati, ma come vi dicevo prima attraversano davvero i servizi, dalla scuola, ai servizi educativi, alla sanità, dal servizio di pubblica sicurezza, al penitenziario, ai servizi culturali, a biblioteche, biblioteca di Prato ad esempio, da tanti anni ha fatto ricorso e fa ricorso a mediatori linguistico-culturali e così via. Quindi è una figura che, come dicevo, in Italia ha alcune decine di anni e quindi abbiamo tantissime esperienze e pratiche realizzate. È vero che l'Italia è lunga, è grande e le situazioni anche di applicazione di questo dispositivo variano da territorio a territorio. Ma torniamo un momento sulla parola, sulla mediazione. No? Già la parola mediazione e mediatori ci riconduce a dei significati o ad un immaginario. Ciascuno di noi conosce delle forme, delle diciamo, applicazioni anche professionali della mediazione o dei mediatori, mediatori di pace, mediatori diplomatici, no? Nella questione conflitto arabo-israeliano, mediatori di borsa, mediatori d'affari, commerciali, mediatori familiari, mediatori sociali. C'è la mediazione scolastica, c'è la mediazione che è quella che fanno gli insegnanti, c'è la mediazione tra imprenditori e lavoratori, fanno appunto i sindacati e così via. Conosciamo tante forme di mediazione, ma qual è il contenuto, diciamo, dell'attività appunto di mediazione? E come vedete qui intanto c'è una situazione dove c'è una figura terza, tra due parti. E questa figura terza, appunto, nello svolgere il compito di mediazione cerca di raggiungere un accordo oppure di superare un contrasto, facilitare una trattativa, un negoziato, oppure, come la stessa parola significa, è una figura che si interpone e facilita, avvicina, assiste,
congiunge in qualche modo, collega, accompagna, ma anche fa altro, può fare altro, quello di facilitare la comunicazione, facilitare la comprensione, tradurre parole e significati, come ci ricordava prima il dottor Di Pietro, interpreta, trasmette significati, trova una sintesi. Ecco, dietro la parola mediazione e mediatori ci sono tutte queste azioni complesse e anche molto delicate che in qualche modo comunque facciamo anche noi che non siamo mediatori professionisti, perché noi quotidianamente avviciniamo, traduciamo, interpretiamo, facilitiamo appunto la comprensione. Io in questo momento faccio una sorta di mediazione didattica in qualche modo, cerco di spiegare, di facilitare la comprensione di alcuni appunto significati. Ecco, il mediatore interculturale non è altro, come dire, che una forma specifica di mediazione che comunque si richiama a tutto quanto ho detto prima, che si applica in certi contesti e, come dire, è l'ultimo venuto, uno degli ultimi venuti nella grande famiglia dei mediatori. Nasce come figura prima di tipo volontaristico negli anni, alla metà degli anni Ottanta, nelle grandi città del nord e del centro nord, e poi si professionalizza, come dire, all'inizio degli anni 90, vi ho già ricordato la disciplina della regione toscana, prima regione a disciplinare questo profilo, e poi tutte le normative generali e di settore, anche appunto sanitari, lo hanno previsto, lo hanno citato appunto al ricorso a questa figura appunto professionale. Ma perché nasce? Perché qual è la motivazione? Perché negli anni 80, alla fine degli anni 80, i flussi migratori comunque cambiano significativamente o vengono a maturazione certi cambiamenti, quindi non solo dal punto di vista quantitativo ma anche qualitativo. Si spostano le famiglie sempre di più, quando si spostano le famiglie abitano e interpellano i servizi, e i servizi si trovano in difficoltà a dare delle risposte, quando soprattutto non c'è un codice linguistico con cui intendersi. Questo è il primo motivo, non c'è una lingua con cui, diciamo, ci si può appunto intendere. E poi perché i migranti comunque sono portatori, ce lo ricordava prima, anche di proprie di concezioni rispetto, nel caso qui, dell'ambito sanitario, della malattia, della salute, della prevenzione, della medicina, eccetera, dei sintomi, eccetera, eccetera. E quindi la necessità di fare, come dire, una interpretazione culturale anche, non solo linguistica, di andare dietro ai significati profondi, anche di comportamenti, atteggiamenti, modi, visioni del mondo, eccetera. E nasce soprattutto in ambito, nasce in primo luogo, i mediatori li troviamo soprattutto in ambito sanitario e in ambito scolastico, sono i due ambiti prevalenti in cui troviamo questa figura appunto professionale. Dicevo da prima in forma un po' volontaristica, ma poi la delicatezza e la complessità di questo intervento fa sì che si professionalizzi attraverso dei corsi di professionali, attraverso dei corsi di formazione proposti dalle regioni, attraverso bandi, eccetera, eccetera. Non posso fare qui la storia, ma soprattutto, diciamo, per la necessità di, come dire, di garantire il diritto alla salute, alle cure, il diritto e i percorsi di integrazione e di cittadinanza della popolazione appunto migrante. E quindi, come dicevo, ci sono barriere linguistiche che ostacolano la comunicazione e che possono generare dei malintesi e dei conflitti, e soprattutto nascono dal codice linguistico, ma anche dai comportamenti non verbali, dal linguaggio non verbale, dal linguaggio del corpo. Tanti malintesi e fraintendimenti vengono fuori anche da questo, da un fraintendimento di una postura. Ad esempio, tipico è, per quanto appunto banale, ma che occorre
ripetutamente è l'atteggiamento di chiusura, di silenzio, con il capo reclino verso il basso, gli occhi verso il basso, in un momento appunto di colloquio dell'utente o del paziente appunto straniero, che può essere dato da una situazione magari di vergogna o di timidezza. Spesso ci dicono i mediatori, in alcuni casi è data anche da un comportamento di rispetto riguardo all'altra persona che ha di fronte. Se ci pensiamo bene, un linguaggio del corpo di questo tipo non c'è completamente strano, perché forse 30-40 anni fa, quando io andavo a scuola, ad esempio, venivo portato dal preside, era sicuramente per vergogna, ma anche per rispetto per questa autorità, per cui tenevo il capo basso appunto e reclinato in una posizione di silenzio appunto assoluto, non incrociavo gli occhi. In alcuni casi, ad esempio, è successo che invece una situazione di questo tipo è stata affrontata dall'operatore o dall'assistente sociale con un atteggiamento normativo, nel senso guardami negli occhi mentre ti parlo. Ecco, certamente un atteggiamento e un messaggio di questo tipo non facilita poi la comunicazione, anzi determina appunto un blocco appunto di comunicazione. Allora sapere che quell'atteggiamento silenzioso di capo reclinato eccetera può significare non un atteggiamento irriguardoso, ma anzi potrebbe essere l'opposto, è già importante. Questo, ad esempio, ho portato un esempio molto banale, i mediatori ci possono anche aiutare a dare delle interpretazioni del linguaggio appunto non verbale. Quindi l'ambito sanitario è quello in cui proprio la presenza e la figura del mediatore culturale risulta particolarmente delicata, perché si inserisce proprio in questa relazione medico-paziente dove i risultati dell'intervento e della cura sono fortemente condizionati dalla fiducia e dalla collaborazione tra le parti. Quindi la comunicazione è indispensabile. E il mediatore svolge un ruolo importante soltanto se è riconosciuto, quindi questa figura terza svolge un ruolo, ma solo se è riconosciuto e accettato da entrambi i soggetti, dal medico e dal paziente, che devono comunicare. E tra le tante difficoltà che la persona straniera si trova ad affrontare nel rapporto con i servizi sanitari, la prima deriva dal fatto che il sistema sanitario funziona secondo dei codici e dei linguaggi che sono diversi da quelli a cui è abituato nel paese di origine. E il migrante quindi in queste situazioni, anche se non è recentemente arrivato, ma anche se è arrivato da alcuni anni, ha bisogno in alcuni casi di qualcuno che lo aiuti, che lo accompagna ad orientarsi nella complessità delle procedure del funzionamento del servizio sanitario nazionale, che gli spieghi il ruolo e le potenzialità del medico e delle cure da lui prescritte, lo faccia sentire a proprio agio durante una visita per spiegare in modo preciso i sintomi, la natura del malessere, per ricostruire l'anamnesi personale, più in generale, che gli permetta di essere consapevole dei propri diritti. E questo appunto è un ruolo che questa figura, che ha più di 30 anni appunto in Italia, svolge, dovrebbe svolgere, e in molte realtà effettivamente lo assume appunto questo compito. Ma il mediatore non supporta soltanto i pazienti, ce l'ho ricordato prima il dottor Di Pietro, i pazienti stranieri, ma anche gli stessi operatori sanitari, che molto spesso esprimono chiaramente le loro difficoltà nel rispondere in maniera adeguata alle esigenze dei pazienti stranieri. Cioè, manca un linguaggio per la comunicazione, con cui appunto comunicare, per intendersi. L'operatore sanitario necessita di questa figura, del mediatore, no? Per essere sicuro di aver acquisito
tutte le informazioni necessarie per elaborare una diagnosi, per essere certo che la persona immigrata abbia capito bene e fino in fondo i tempi e le regole della terapia che è suggerita. Ci sono tuttora, me lo ricordava anche in un corso di formazione recente che ho tenuto qui a Firenze, un medico e un infermiere qui di Firenze, che si avvalgono di mediatori di fatto. I mediatori di fatto sono, come dire, degli stranieri un po' che si improvvisano, mediatori che accompagnano parenti e conoscenti ai controlli medici, in quanto vivono da più tempo qui, conoscono il territorio, hanno una conoscenza anche della lingua più sviluppata e quindi svolgono questa funzione di mediatore di fatto. Ma la delicatezza e la complessità del ruolo del mediatore richiede invece una formazione ad hoc, richiede una grande consapevolezza rispetto al proprio ruolo, una deontologia appunto professionale. Chi è, diciamo, questa figura di cui ho parlato, vi ho introdotto, insomma, questo mediatore interculturale? Lo vedete da questa slide. È, come dire, un professionista che favorisce la comunicazione, la comunicazione tra individui, gruppi e servizi. Raccoglie il disagio e l'incomprensione nella comunicazione, sia verbale sia non verbale, tra utente straniero e operatore del servizio. Ne spiega gli aspetti culturali, se del caso informa anche sugli aspetti generali relativi al paese di origine, eccetera, eccetera. Ha una ottima conoscenza delle lingue, perché per comunicare, avere la conoscenza della lingua madre con cui comunicare e riportare le sequenze, della comunicazione al paziente, e ha anche una conoscenza di una lingua veicolare, oltre ad avere una buona conoscenza della lingua italiana, ovviamente, no? Ha seguito uno o più corsi di formazione, ha sviluppato competenze di tipo interculturale, cioè la capacità di ascolto, di stare nella relazione, l'empatia, la capacità di individuare delle soluzioni anche rispetto alle questioni che sono in gioco. Nelle pratiche, lo avete visto dalla prima foto, ora anche da altre foto vi farò vedere, il mediatore è questa figura di supporto ai servizi. È una persona di origine straniera, un immigrato che ha avuto comunque un'esperienza anche lui di immigrazione, o comunque ha un background migratorio, ha vissuto un periodo più o meno lungo all'estero. Conosco anche dei mediatori interculturali italiani che nella loro storia, nei loro studi, hanno comunque acquisito quelle competenze necessarie per svolgere questa funzione, ma sono ancora una minoranza. I servizi non li guardano di buon occhio normalmente, perché comunque c'è questa corrispondenza tra mediatore deve essere di origine straniera, ma è vero fino a un certo punto, non si può approfondire questo discorso qua. Come vedete, qui ci sono delle fotografie di un setting. Non si vede più? Oddio, che è successo? Come mai? Non avete visto nulla? Io andavo avanti, eppure qui io lo vedo qui. Andavo avanti e quindi non avete visto nulla nelle diapositive. Va bene. No, io non guardavo il mio che sta scorrendo. Ha ragione il dottore che si perde tempo poi alla fine con le diapositive. Va bene, non importa. E non parte qua, sul proiettore. Allora, non importa, lasciamo stare. Ve le racconto io. C'erano delle diapositive, delle foto con mediatori in azione in ambito appunto sanitario. Il problema è che sono delle foto un po' costruite, perché non si trovano, nel senso c'è poi la riservatezza e la privacy, per cui i mediatori in azione è difficile fotografarli, o trovi la squadra dei mediatori che si fa la foto, oppure sono delle foto un po' costruite come quelle che non avete visto, ma che sono nella mia appunto presentazione. Ma dove li troviamo questi mediatori, questo supporto e queste figure importanti, a volte indispensabili, no? Per garantire diritti alla salute, all'assistenza.
In ambito sanitario li troviamo nei vari reparti, in ambito sanitario, socio appunto sanitario, nei vari reparti ospedalieri, al pronto soccorso, soprattutto al consultorio. Li troviamo negli ambulatori STP, nei CERT, nei servizi di igiene mentale, quindi li troviamo in vari ambiti, in vari servizi. E all'interno di questi servizi il mediatore interculturale svolge una pluralità di azioni. I mediatori dicono sempre: noi non siamo degli interpreti, e da questo punto di vista hanno anche ragione, perché svolgono una pluralità, diciamo, di azioni. Non fanno solamente un'azione di interpretariato linguistico e culturale, perché dietro la lingua c'è sempre una cultura poi da tradurre, ma fanno molto di più, così come vi ho detto all'inizio, accompagnano, orientano. Allora ci sono, dal punto di vista, come dire, più scolastico, 5 ambiti di intervento, 5 piani di azione del mediatore. E questi 5 ambiti sono un ambito, come dire, un piano orientativo e informativo, orientano e accompagnano ai servizi sociosanitari i pazienti stranieri, gli utenti stranieri, danno delle informazioni agli operatori sanitari sui contesti di origine, lo dicevo prima, collaborano alla realizzazione di materiali informativi, multilingue e molto altro ancora. C'è un ambito, un piano linguistico della comunicazione, della traduzione orale, scritta, di avvisi, di modulistica, esplicitano e decodificano i messaggi verbali e non verbali. Per esempio, durante la pandemia il mediatore ha svolto un ruolo importantissimo. Io seguo molto l'ambito scolastico, ma qui stiamo parlando della sanità. Anche in ambito sanitario hanno svolto un ruolo importante, attinente a questo piano linguistico della comunicazione. Ad esempio, hanno tradotto tutti i materiali sul Covid, hanno predisposto dei continui aggiornamenti sul link della regione toscana in 13 lingue, 12 lingue rispetto alle principali disposizioni dei vari DPCM che si sono susseguiti. Hanno garantito un servizio di mediazione telefonica attraverso un numero verde messo a disposizione della USL. Poi fanno un'attività, fanno, diciamo, anche sul piano, come dire, dell'intervento della promozione della salute fisica e psicologica, sul piano culturale e interculturale, non vi sto a dare delle esemplificazioni, mentre su questo ve lo do, sul piano relazionale, anche qui c'è tutta un'attività di prevenzione del sorgere dei malintesi, di partecipazione alle riunioni d'equipe sull'organizzazione del servizio. Anche qui, durante la pandemia, i mediatori hanno collaborato con i medici di famiglia che non riuscivano a rispondere all'utenza straniera. Hanno garantito una presenza nei reparti di terapia intensiva, parlavano con l'individuo e con le famiglie che avevano contrattato appunto il Covid. E la mediatrice, perché questa è una professione, l'ho detto prima, molto femminilizzata, e la mediatrice contattava tutti i giorni la famiglia per capire l'evoluzione dei parametri e riportava tutto poi all'ufficio USL competente, con i richiedenti asilo, per l'informativa sui test sierologici, con gli ospiti dei CAS e della SPRAR, accompagnandoli anche a fare il prelievo e così via. Vado verso appunto la conclusione. Questa è la mediazione, appunto, dei mediatori, i mediatori interculturali, nelle pratiche ci aiutano e aiutano il servizio appunto sanitario e gli operatori sanitari, dire, a stare con efficacia, positivamente, diciamo, nella relazione con l'utente immigrato. Ci possono aiutare e nelle pratiche in realtà ci aiutano a trovare questo linguaggio appunto condiviso, a comprendere le culture senza culturalizzare, cioè non a richiamare ogni problema, ogni questione che si pone e a giustificarla in base all'appartenenza culturale, perché spesso dietro i problemi che si pongono di fronte ci sono altre ragioni, più banalmente sociali, economiche, sanitarie. La cultura è l'ultima cosa, la diversità culturale. Perché è molto semplice spesso ricondurre tutto a una differenza culturale. C'è,
c'è anche questa, ma a volte non è la sola o non è l'unica e non è nemmeno la più importante. Ci sono altre ragioni dietro, sociali, economiche, sanitarie e altre ancora. Quindi il mediatore ci deve aiutare a capire meglio quella situazione, ci può aiutare a capire meglio, e a entrare a fondo, a capire a fondo, a porsi delle domande e non trovare delle risposte magari più semplicistiche, perché così fanno in Marocco, perché così è la cultura di questi qui, eccetera, eccetera. Ci aiuta a riconoscere, a disvelare i pregiudizi nostri e quelli degli altri. E questo è molto importante, ma anche, e in questo senso ci aiuta un po' a prevenire i conflitti. I mediatori, come li conosciamo, poi ci sono anche mediatori di conflitto, però non sono, come dire, utilizzabili molto nel conflitto, perché si bruciano nel conflitto, perché devono prendere una parte o vengono strattonati da una parte o dall'altra. E quindi e spesso tocca anche entrare nel conflitto, però il loro lavoro, diciamo, impiego principale è proprio quello di prevenire il conflitto. I fraintendimenti di cui si è parlato prima, se sono lasciati così a se stessi, possono portare ad una situazione davvero di conflitto. Il mediatore ci aiuta a svelarli, a disvelarli e a trovare insieme una possibile strada di soluzione. Ci aiuta appunto a trovare dei nuovi orizzonti condivisi, se così possiamo chiedere. Da un punto di vista più tecnico, la mediazione, il mediatore è finalizzato, il suo intervento, ad alcuni risultati specifici, che sono quello di un maggior accesso alla popolazione straniera, ai servizi sociosanitari, una migliore lettura dei bisogni sociosanitari di cui sono portatori i cittadini immigrati, risposte più adeguate, eccetera. Concludo però con questa precisazione. Il fare mediazione linguistica culturale è un compito molto delicato e difficile, perché bisogna conquistare la fiducia dell'operatore sanitario e la fiducia del paziente. Questo lo si vede molto nella traduzione, quando ci sono le cosiddette mediazioni triadiche a tre, no? Che è quella, la situazione tipica della mediazione, dove c'è il paziente, l'operatore sanitario e il mediatore in mezzo. Quindi ci sono delle sequenze linguistiche che passano. E una volta ho chiesto a un mediatore di darmi un'immagine, di autorappresentarsi. Lui mi ha detto: io sono come uno scolapasta. Dico: ma che vuol dire uno scolapasta? Perché filtra, perché nei passaggi e nelle sequenze linguistiche il mediatore può filtrare. Chi ha utilizzato appunto il mediatore sa bene che a volte ci possono essere delle sequenze linguistiche molto lunghe che sono poi ridotte anche in poche parole dal mediatore. Quindi uno dice: ma scusa, mi ha detto così tanto e il mediatore in tre parole, e tu mi dici, allora questo può creare anche delle diffidenze, mi stai traducendo tutto o meno? Lo scolapasta è questo, che uno filtra e tiene le cose più essenziali. Qui capite però che è fondamentale. Che cosa è essenziale, no? E quindi ci vuole una grande, come dire, consapevolezza di sé, del ruolo, della responsabilità, una deontologia professionale appunto del mediatore da questo punto. Quindi una grande appunto formazione per capire in quella situazione cosa effettivamente restituire o no. E poi è necessario, nel caso in cui nascono delle diffidenze, da questo punto di vista, ora ho preso il caso appunto della traduzione, è che ci sia un momento successivo con l'operatore sanitario in particolare per spiegare il perché, comunque, anche le altre cose che non ha tradotto, perché se non c'è fiducia e quindi si alimenta questo rapporto di diffidenza o di incomprensione, anche un minimo, gli effetti della mediazione si riducono molto. Da questo ho detto e concludo che mediazione e mediatori sono due cose diverse. Direte: ma che vuol dire? Sono due cose diverse, perché il mediatore è la figura professionale che è fondamentale per la mediazione, ma la mediazione è frutto, come dire, di un lavoro di equipe, di un lavoro che si imposta e si verifica costantemente con la struttura e con il medico, con l'infermiere, con l'operatore appunto sanitario.
si costruisce insieme l'intervento quando è possibile, si fanno dei momenti di verifica. I mediatori dicono: noi siamo dei ponti, perché mettiamo in collegamento due parti. Poi, pensandoci bene, invece, e questo va bene, la figura del ponte è un po' abusata, ma vabbè, ci sta. Invece, la figura, l'immagine più adatta rispetto, che spiega meglio i compiti e le fatiche del mediatore, è il guado. I mediatori sono attraversatori di guadi, non di ponti, di guadi. Quando, cosa si fa quando si attraversa un guado? Si fa due passi in avanti, due passi indietro, da una parte e dall'altra, si cerca di trovare la strada, il passaggio giusto per attraversare il fiume. Dietro ci sta il bagaglio delle nostre esperienze, conoscenze, competenze che ci aiutano, non siamo così allo sbando, no? E il mediatore è un attraversatore di guado più che di ponti, si costruisce ponti se volete, ma è un attraversatore di guadi. E questo ci porta anche la delicatezza del compito e la fatica. Il guado cambia di volta in volta, non c'è mai la situazione identica alla volta precedente. Il guado era 10 metri più su la volta scorsa, ora invece è da un'altra parte. Questo significa che ogni situazione è diversa da sé, il mediatore la deve affrontare con le proprie competenze, conoscenze, tutto il bagaglio esperienziale che ha dietro, ma con, diciamo, novità, con, come una situazione diversa, diversa appunto dalle altre. Quindi qui sta anche la grande, come dire, difficoltà, delicatezza e complessità, dicevo, di questo ruolo, che può avere quegli effetti di cui prima vi dicevo, solo se è, come dire, inserito all'interno di un contesto del servizio, in questo caso del servizio sanitario. In questo senso la mediazione si dice anche che è una mediazione trasformativa, perché ha la capacità di modificare l'organizzazione, le procedure, anche le modalità di comunicazione di un servizio. Nelle esperienze più avanzate questo effettivamente si verifica. Grazie. Bene, se vogliamo possiamo appunto anche ascoltare alcuni contributi, poi casomai... Sì, no, volevo dire che... Ora, non volevo aprire un fronte anche troppo vasto, però mentre parlavi sul fatto che certe difficoltà di comunicazione, che non tutto deve essere legato al mondo della cultura diversa, intendendo la cultura in senso proprio sociologico, mi sembra che tu intendessi dire, e che ci sono anche altri fattori familiari, eccetera. Perché ad esempio mi viene in mente molto spesso le difficoltà che noi abbiamo in ospedale, dove gli operatori sanitari sono in stragrande maggioranza donne, o addirittura lo stessa figura medico donna, in certi ambienti culturali, mi viene da chiederti col punto interrogativo, è quasi rifiutata. Non poche volte mi chiamano e dice: con questo deve parlarci un dottore maschio. E se in modo superficiale mi viene da legarlo soprattutto a determinati ambienti, sto pensando forse all'ambiente magrebino o arabo piuttosto invece che africano, però probabilmente sono questi gli esempi a cui ti riferivi quando parlavi che non tutto rientra nella cultura diversa. Allora, questo specifico sottolineatura che portavi è molto presente, diciamo, è vissuta anche come illustrato questo atteggiamento che alcuni pazienti, alcuni utenti, gli immigrati provenienti, che individuato appunto da alcune, hanno un atteggiamento svalorizzante, di non riconoscimento rispetto all'autorità femminile, oppure ad un medico, un assistente sociale, e comunque anche ad un insegnante. Questo in parte è vero, ma è anche vero che, come ho potuto constatare, dicevo anche un docente appunto corso di formazione, spesso si leggono questi atteggiamenti, sempre l'atteggiamento che dicevo prima del paziente che durante un colloquio
immigrato, Petrarca sta in una posizione di silenzio assoluto, assente, non vuole interloquire. Ad esempio, in questa storia che mi è stata raccontata, è prescritto, c'è del lavoro di questo tipo, chiedono alle persone di informazione di raccontarmi i cosiddetti fraintendimenti incidenti interculturali, sono corso con i pazienti, con un paziente, con un utente, spesso e volentieri viene letto in questo senso qua, cioè un non riconoscimento perché io sono una donna. In realtà poi si scopre che non c'entra nulla, che non c'entra nulla, quindi molte volte queste letture sono, in alcuni casi sicuramente c'è, in altri casi invece siamo noi che siamo prevenuti, che leggiamo subito un atteggiamento squalificante e quindi, tant'è vero che questo racconto, questa storia è successo, non credo che sia, era successo che la dottoressa chiedesse ad altro suo collega maschio di intervenire. In realtà poi andando avanti si scopre che non c'entrava nulla il discorso del non riconoscimento, ma che aveva una patologia particolare, questo ragazzo non ricordo. E così in altre situazioni, così diciamo in altre situazioni. Faccio un caso banale, un caso molto di terra dentro, ma forse anche simpatico, in cui la lettura culturale non c'entra per nulla, ma la lettura della questione del fraintendimento non è in ambito sanitario, ma siamo in una situazione assistente sociale, in una residenza per stranieri, insomma, di casa accoglienza e così, e dove durante appunto un colloquio con le due operatrici donne, il ragazzo appunto senegalese a un certo punto esprime un apprezzamento in modo molto pacato soprattutto all'educatrice e gli dice sì perché tu sei molto bella, sei bella e grassa, bella e grassa. E questa cosa qui ovviamente nasce l'incidente, il fraintendimento e anche scoppia una risata dell'altra appunto educatrice rispetto alla collega a cui è stato rivolto questo apprezzamento, ma con una qualificazione che per noi non è diciamo un apprezzamento di ribelle e grazie. Allora ci ragionano intorno, poi danno dei consigli, guarda che in Italia dire che una persona è bella e grassa, madonna, non è certamente un apprezzamento, cioè il ragazzo sembra essere convinto, ma fino ad un certo punto, anzi, rimane molto appunto questo. Allora, la prima lettura che si dà a questa cosa è una lettura di tipo culturale, perché un certo di bellezza comunque cambia da luogo a luogo, cambia anche nel tempo, perché da noi 40 anni fa la persona bella era una persona indiana, è una donna formosa, era importante, era grande. Andando a ragionare intorno ci si collega alle cose, ma perché anche da noi? Perché probabilmente lui dice che è bellezza? Perché la bellezza era legata al benessere. Era legata al benessere e una persona e alla salute. No? Oggi sono cambiati completamente i parametri, ma probabilmente quel parametro che valeva da noi 50 anni fa ce l'aveva anche il ragazzo. Ecco che allora l'interpretazione facciamo culturale, perché quelle culture non è, qui c'è un discorso più economico sociologico, cioè di che non è più culturale, no? Di benessere e della salute, e poi essere belli e grassi a questo appunto significato. Per fare un esempio che è recente perché l'abbiamo affrontato appunto recentemente, il giustificare attraverso la cultura, che spesso cioè, per esempio tutti molti fraintendimenti tra pazienti vengono fuori da quello che lei ha detto, ad esempio dal nome di disconoscimento, del disconoscimento della autorità femminile, se possiamo chiamare così, e dall'altra è sul tema della religione,
anche dell'interpretazione. E quindi questi sono due ambiti grandi su cui intervengono, ma anche su altri, ma sono intervengono dei momenti di conflitto. Però bisogna sempre chiedersi se davvero, perché la giustificazione culturale, perché è così, perché è così, è quella immediata che ci viene. È quella immediata, invece bisognerebbe scavare a fondo, e forse in alcuni casi scopriamo che non è proprio quella lì che gioca in quella situazione, in quella determinata situazione. Forse almeno la domanda, è cercare di scavare un po' di più. Il mediatore questo un po' ci può aiutare, a volte ci può mettere anche in una cattiva strada, ma ci può appunto aiutare a porci appunto delle domande, ci aiuta soprattutto l'esperienza, lo scambio con i colleghi su questo punto. Allora, naturalmente per il butto lì anch'io, così almeno poi cioè, se qualcuno vuole intervenire, ben volentieri. Ma intanto, secondo me, dalla discussione, dai problemi che avete sollevato, emerge già, diciamo, qualcosa di ben chiaro, cioè la figura del mediatore culturale entra nell'organizzazione non solo sanitaria, ma anche scolastica, sociale in generale, come una figura importante che dovrebbe essere stabilizzata nell'organizzazione dei servizi. Questo è un messaggio, diciamo, molto chiaro. Da questo punto di vista qualche passo avanti forse abbiamo fatto, ma non è sufficiente. Cioè bisogna che le politiche sulla migrazione indubbiamente cominciano a pensare che tutta la vicenda dell'intero assetto economico mondiale porta indubbiamente a soluzioni diverse anche nelle organizzazioni dei paesi. Cioè i problemi che abbiamo risolto, e a volte li abbiamo risolti, dicevo appunto prima al Massimo che 30 anni fa, io ricordo benissimo all'Annunziata, un parto difficile e riuscimmo, era circa forse 27 anni fa, ecco, e riuscimmo a salvare la vita di quella donna dentro l'ospedale musulmana perché il mediatore culturale, che in realtà era uno sul campo, consigliò evidentemente una scusa di allontanare il marito, in modo tale a poter far capire alla donna che se non si faceva un parto cesareo moriva lei e moriva anche il figlio. E la cosa era sufficientemente drammatica, ma ce la facemmo. E in pratica fu fatto un parto cesareo e in pratica il marito, che si poneva di fatto di fronte all'evento naturale, come appunto affermando era solamente la volontà di Allah, in pratica allontanando questo gesto permise certamente alla fine, poi la famiglia si ricompose dopo il parto e quindi tutto andò bene. Però capite che sono momenti a volte anche drammatici nei quali bisogna saper lavorare, diciamo, capendo quali sono le cose migliori da fare in quel momento, in questo caso per una paziente che era in gravissima difficoltà. Voglio dire pertanto che se si deve appunto andare in questa direzione, bisognerà comunque sempre farlo. Tutte le sedi, diciamo così, dove poter comunicare con il mediatore culturale partono fin dall'inizio. Noi abbiamo un sistema migratorio che evidentemente è, diciamo così, è in una situazione drammatica, perché indubbiamente di fatto abbiamo dei contenuti. Tenete conto, io faccio il medico legale e ho lavorato come direttore dell'unità operativa di medicina legale a Lucca fino ad ora. Ma noi abbiamo visto casi di gente, evidentemente, prima di noi per riuscire a diventare profugo, che si trovava in gravissima difficoltà. Perché appunto aveva ricevuto colpi d'arma a fuoco, ferite profonde, insomma, doveva evidentemente, e ti doveva raccontare le sue cose. A volte c'era bisogno di un mediatore culturale, perché per riuscire a comunicare di fatto agli stessi. Cioè noi abbiamo bisogno indubbiamente di costruire una condizione di valutazione del rischio sociale della persona all'interno del servizio. Siamo partiti anni fa con la gestione del rischio clinico, tutto sommato sugli aspetti organizzativi ci siamo riusciti a costruire qualcosa. Tenete conto che centrale per l'appunto della gestione del rischio clinico è il problema della comunicazione.
La comunità di azione siamo riusciti a farla diventare attività lavorativa, e questo con la legge 219 del 2017, solo di 4 anni fa, quindi un evento molto recente anche questo, che ci ha permesso comunque di incominciare a capire che forse una direzione diversa va attuata e va portata in modo concreto fino in fondo. Pertanto affrontare anche il resto dei rischi che ci sta arrivando addosso. Tenete conto che con la legge 219, sempre del 2017, abbiamo affrontato appunto tutto il grosso tema di fatto dei soggetti incapaci, dei soggetti evidentemente che ormai considerate che abbiamo il 150% di invecchiamento della popolazione in Italia. Pertanto riuscire a comunicare in questo caso con i familiari non è tanto facile. Però ci stiamo riuscendo, il nostro lavoro lo stiamo facendo, abbiamo imparato nel tempo a farlo. Quindi abbiamo degli strumenti, perché? Perché abbiamo imparato a lavorare insieme, cioè a costruire equip di lavoro. Tant'è vero, voglio dire, che diverse situazioni ci permettono poi di arrivare ai giudici tutelari con una certa facilità ormai. Quindi via via che andiamo avanti sicuramente avremo delle nuove sfide, e sono sfide che vanno fissate nell'organizzazione, nei regolamenti, nelle leggi. Se c'è da cambiare qualcosa anche in termini legislativo lo dovremo sicuramente fare, ma sicuramente bisogna inserire queste figure all'interno del sistema. Non sono figure sanitarie, ma possono essere nuovi profili professionali, per esempio, da introdurre nell'organizzazione in linea generale, e quindi farli diventare stabili, cioè dare stabilità a queste attività significa dare stabilità a questi servizi. Allora, perché vi sto dicendo queste cose vanno bene? Allora, ve la concludo questa chiosa con un riferimento importante. Oggi è stato invitato l'Ordine dei Medici a moderare, e l'Ordine dei Medici sta interessando per l'appunto anche di medicina e migrazione. Ma io ricordo sempre una cosa, noi abbiamo la necessità di garantire, come giustamente diceva appunto il dottor Duarte, diceva appunto, noi bisogna garantire dei diritti, che sono diritti di tutela della vita, di tutela della salute. Guardate bene, l'Ordine dei Medici nel 1935 viene chiuso perché garantiva e tutelava la vita. Non è un caso, Cioè, noi abbiamo bisogno di far chiarezza nelle scelte poi dello scenario di fatto, non solo nazionale ma anche internazionale. Questo lo dico perché sulla migrazione ci pesa anche sicuramente un'altra questione grossa, il modo in cui evidentemente il mondo, diciamo, occidentale parla e dialoga con il resto del mondo. Noi in questo momento abbiamo degli accordi internazionali per i quali non garantiamo la produzione di farmaci, soprattutto appunto anche di vaccini, in Africa per esempio, in loco. Noi stiamo facendo solo donazioni, ultimamente abbiamo mandato 500.000 dosi perché ci sono avanzate, cioè abbiamo una visione del rapporto con gli altri che è un rapporto evidentemente fatto di rapporti dominanti, dove noi siamo quelli che comandiamo e gli altri obbediscono, o più o meno, è così. Quindi è una situazione questa che va rotta, perché se non arriviamo a comprendere che su queste vicende il bene comune, perché di questo poi si tratta, travalica i confini, va al di là, ma questa cosa non le diceva poi uno che si posizionava poi in modo particolare sul piano politico, lo diceva Bertrand Russell. Cioè, in definitiva, giustamente Roatta ha ricordato che l'origine anche di molti problemi è di carattere economico, e quindi vale la pena ripensare all'equilibrio economico che poi investe il paese, investe l'Europa, investe il mondo intero, i rapporti con il resto del mondo. Quindi dovremo di fatto fare qualcosa. Ci mancano le leggi? Beh, vi dico per esempio su vaccini, le leggi non ci mancano. Noi abbiamo la legislazione del 2005 che ci permette per esempio di prendere in mano i brevetti e di diventarne proprietari come Stato. Lo Stato italiano può diventare proprietario dei brevetti se decide di fare. Se decide di fare. Ma la legge ce l'ha, Una legge che poi può essere posta in sede internazionale con vigore e dà il suo peso. Non lo stiamo facendo.
non lo stiamo facendo, stiamo solamente facendo, pensate, sui vaccini abbiamo pagato 16 miliardi di euro come Europa e gli Stati Uniti hanno pagato 32 miliardi di euro e paghiamo sempre di più i vaccini che ci danno e ne abbiamo bisogno. Pertanto da questo punto di vista io credo che le cose che sono uscite fuori da questi interventi di stasera ci fanno capire come il rapporto tra cultura, economia e possibilità di garanzia dei diritti va insieme, cioè sono questioni evidentemente delle quali tutti quanti dobbiamo diventare coscienti e sui quali poi evidentemente esprimerci quando e come è dovuto. L'Ordine dei Medici ha il suo codice deontologico, io credo che qui dalle cose appunto diceva Massimo prima si ritrova quel pathos, ma si ritrova nelle regole deontologiche le cose che stiamo attuando, perché poi alla fine quello è un codice tutto sommato ha dato, diciamo così, anzi ha anticipato alcune norme di legge, a partire appunto dalla legge sul testamento biologico e sul consenso informato, cioè era già tutto scritto nel codice. Quindi cioè, abbiamo fatto dei passi avanti, il rischio clinico abbiamo anticipato la legge 24 del 2017 in materia di rischio clinico e responsabilità professionale, cioè abbiamo l'articolo 14 in questo senso che ben citato proprio nella norma di legge che alla fine è stato copiato. Quindi credo che questi passaggi siano importanti per capire che le cose che stiamo discutendo stasera sono fondamentali all'interno di un sistema di questioni complesse nelle quali indubbiamente poi alla fine dobbiamo chiamare con forza i comportamenti di tutti e le azioni di tutti a un concetto che si chiama solidarietà e per la quale solamente tramite la solidarietà poi si può garantire l'eguaglianza e la libertà di tutti. Questo è. Poi nel dibattito si vuole infilare qualcuno, fare domande, comunque affondare il tema, altrimenti siamo arrivati già un'ora, mi sembra fatica per te. Sì, io chiedo scusa, mi devo allontanare perché ho a sera un'altra riunione con la diffusione delle riunioni online, ma si sovraccarica, riusciamo a farne anche due contemporanei. Ma io volevo, scusandomi, e prima di lasciarvi fare un ultimo commento. Io credo che le cose che tu abbia detto, Massimo, siano fondamentali rispetto ai piani alti e le situazioni che dovrebbero e dovranno sicuramente essere sbloccate. Penso però che l'Ordine dei Medici in questo senso potrebbe avere anche un ruolo trainante che comunque le ha citate prima e sono state citate prima. Ci sono, quantomeno nell'ospedale, dei punti emergenti che sono per l'appunto quelli di prima linea quando parliamo di migrazione, che poi è il pronto soccorso, sono i punti nascita e per l'appunto le malattie infettive. Noi abbiamo mediamente un 30%, 50% di ricoverati nei nostri reparti che non sono italiani. Quindi problemi anche banali, amministrativi, diventano ogni volta delle cose. Quindi riuscire a portare in modo sempre più, non più l'interprete, ma qualcuno che riesca a mediare in questi ambiti, io credo che sia assolutamente indispensabile, insieme chiaramente alla cultura del medico, che deve sapere essere un dottore, quindi essere aperto. Ho detto un medico perché io sono un medico, ma in realtà l'operatore sanitario. Tutti. E con questo. Faremo qualcuno di questo, e con questo mi dispiace dover abbandonare questo dibattito così interessante. Mi auguro buona prosecuzione. Allora, se non ci sono domande, si dà appunto per finita la riunione e si ringrazia tutti per la partecipazione.